Si chiama Post Vacation Blues o Post Holidays Blues ed è la sindrome da rientro dalle ferie, una risposta psicofisica al ritorno alla quotidianità diversa dai ritmi tranquilli e rilassati della vacanza. Vacanze che oramai sono state archiviate, ma molti fanno fatica a tornare in forma, a ricarburare e a ritrovare le giuste energie. Sentiamo i consigli di una nutrizionista. Spesso e volentieri si torna addirittura stressati dalle ferie perché si perdono le regole, mentre il nostro corpo ha bisogno di regole e di buone abitudini per funzionare bene. Di conseguenza, noi dobbiamo ritrovare una buona abitudine al sonno e anche all'alimentazione e all'attività fisica. Partendo dal sonno, è importante ricordare che i ragazzi dalle medie e alle elementari hanno bisogno di almeno 10-11 ore di sonno. Mentre alle superiori andrebbero bene 9-10 ore di sonno, in età adulta 6-8 ore sono fondamentali. Perché il sonno è così importante? Sicuramente perché ci rende molto più tranquilli, meno aggressivi con compagni, insegnanti e anche colleghi, ma anche perché è stato dimostrato che la carenza di sonno porta a dipendenze, dipendenze sia da social, da televisione, da cellulare, da computer, ma anche da alimentazione. La colazione resta un momento davvero importante da vivere con calma e consapevolezza. La prima colazione importante potrebbe essere fatta con le uova, che abbiamo detto essere piene, ricche di colina. Benissimo per la concentrazione, la memoria, ma anche benissimo per il fegato perché e di conseguenza aiutano a detossificare in questo periodo, magari dopo tutte le gozzoviglie estive. È utile poi anche ritornare a mangiare ogni 3-4 ore senza saltare gli spuntini e quindi magari 4-5 pasti al giorno. È utile eliminare i cibi zuccherati, soprattutto in questo periodo, per detossificare. Bere almeno 2 litri di acqua al giorno, sempre allo stesso fine. Bisogna alleggerire il fegato, aiutarlo nella sua azione di pulizia, magari da eccesso di gelati e aperitivi. Inserire gradualmente nella dieta gli alimenti ricchi di fibra e anche di probiotici. Vietato, anzi inutile, demonizzare i carboidrati. I carboidrati sono utili, però è importante chiaramente cercare di non eccedere e saperli scegliere, perché ci sono i carboidrati complessi che sono utili e fra questi li troviamo per esempio nei semi, li troviamo nei legumi, nei cereali integrali e ci sono poi i carboidrati semplici che invece devono essere dosati, se non addirittura evitati, e li troviamo quindi nello zucchero da tavola, nella frutta, nell'eccesso di frutta e lo troviamo anche nella marmellata, nei dolci in genere. È indicato naturalmente fare attività fisica con continuità, alternando movimento aerobico di resistenza ad anaerobico, ossia di potenza. Fondamentale poi la continua variazione dei cibi. È utile variare tanto i cibi, fondamentale direi, perché il nostro microbiota ha necessità di essere molto vario per difenderci anche dalle malattie invernali e autunnali. Per questa ragione noi non possiamo mangiare un unico alimento, perché questo non potrà mai contenere tutti i nutrienti di cui abbiamo bisogno. Bisogna variare tanto l'alimentazione ogni giorno. L'ideale sarebbe rimettere un alimento una volta ogni 4 giorni, per esempio. Potremmo darci questa regola per iniziare a mangiare più degli alimenti contenuti nelle dita di una mano, come succede abitualmente.